Siete sicuri che quello che leggete sui giornali o vi dicono i vostri amici e parenti riguardo alle piante siano cose effettivamente vere? Siete sicuri che non siano altro che fake news o leggende metropolitane? Sono Simone Romani e qui, dall'Orto Botanico di Padova, sfateremo quattro falsi miti legati al mondo delle piante. Quando pensiamo alle piante, una delle prime immagini che ci vengono in mente sono le foglie, di un tipico colore verde. La colorazione particolare è dettata dai cloroplasti, che sono degli organuli presenti all'interno delle cellule vegetali al cui interno avviene la fotosintesi. La fotosintesi clorofilliana è un processo grazie al quale la pianta è in grado di trasformare la linfa grezza in nutrienti, assorbendo anidride carbonica e rilasciando nell'ambiente ossigeno. Ma è corretto dire che tutte le piante svolgono la fotosintesi? La risposta è no. Infatti ci sono alcune piante che hanno sviluppato delle strategie alternative. Nel genere Citinus, ad esempio, le specie traggono nutrimento da altri organismi. Pensate che queste specie sono parassite di altre piante. Anche Monotropa uniflora è una specie non fotosintetica. Questa addirittura riesce a parassitare dei funghi che a loro volta parassitano altre piante, creando una sorta di lunga catena di parassiti. Le alghe sono il perfetto esempio di piante adattate ad un ambiente subacqueo. Le lunghe foglie per contrastare meno la corrente, i tessuti sviluppati per far passare l'aria in tutto l'organismo sono solo alcuni degli adattamenti che hanno sviluppato per vivere in ambiente sottomarino. Andando in spiaggia vi sarà sicuramente capitato di entrare in contatto con Posidonia oceanica. Questa specie pensate che non è nemmeno un'alga, ma è una pianta a tutti gli effetti. Ha delle foglie, un fusto modificato chiamato rizoma e addirittura dei fiori. Purtroppo però, a causa dell'intervento dell'uomo e del cambiamento climatico, questa specie è sempre più a rischio. Avrete poi sicuramente visto il gruppo delle ninfee. Queste specie vivono in ambienti d'acqua dolce senza corrente e presentano delle grandi foglie in emersione. Sulla superficie delle foglie è presente uno strato ceroso impermeabile che evita l'accumulo di acqua. Le piante carnivore ci hanno sempre affascinato, anche da quando siamo piccoli, perché sono spesso citate in cartoni animati e in film. Ma sono in grado di mangiare la carne? E addirittura possono essere pericolose per l'uomo? La risposta è no. Le piante carnivore presentano delle foglie modificate a formare delle vere e proprie trappole. Quando un insetto si posa sulla superficie delle foglie, stimola dei peli che sollecitano la chiusura. A questo punto l'insetto rimane intrappolato. Non può più scappare e la pianta produce delle sostanze chiamate enzimi che favoriscono la digestione. Fortunatamente, quindi, le piante carnivore non sono in grado di mangiare la carne. Questo falso mito è alimentato da film come ad esempio Jumanji o anche da famosi videogiochi come Super Mario, in cui queste piante provano a mangiare i protagonisti. Le nostre vite però sono al sicuro, infatti queste specie non esistono in natura, anche se in realtà sono ispirate a delle specie realmente presenti sul nostro pianeta. È vero che mangiando i semi può crescerci una pianta nella pancia? La risposta fortunatamente è no. Possiamo tranquillamente mangiare semi senza rischiare di diventare delle piccole serre ambulanti. I semi delle piante, infatti, all'interno del nostro corpo non troverebbero un ambiente ospitale per la crescita. Non avrebbero la luce necessaria per fare la fotosintesi, non avrebbero acqua a disposizione e inoltre si troverebbero completamente immersi nei succhi gastrici. Eppure ci sono alcune piante che utilizzano proprio gli animali come trasportatore dei propri semi. Ma come funziona questo processo? Com'è possibile? Facciamo un passo indietro. Ovviamente l'animale deve prima mangiare il frutto oppure la bacca. A questo punto il seme non viene distrutto dai succhi gastrici. Grazie al particolare tegumento, infatti, riesce a resistere. All'interno dello stomaco, però, il seme non è completamente distrutto. Riesce a resistere grazie al particolare tegumento e entra in uno stato di quiescenza, che è simile all'addormentamento. A questo punto passa attraverso l'intestino e viene espulso nell'ambiente grazie alle feci. Questo meccanismo è molto utilizzato in natura, anche da specie particolarmente comuni come ad esempio il mirto. Abbiamo quindi sfatato quattro falsi miti legati al mondo delle piante. Pensate che in realtà ce ne sono molti di più e continueranno ad essercene. L'importante però è che voi riusciate sempre a distinguere quelli che sono racconti di fantasia da quelli che sono fatti scientifici, che sono strettamente legati alla ricerca, all'esperimento e alle fonti.